Allora, oggi dobbiamo vedere un po' di questioni sui test attitudinali. Problema. Sui test attitudinali il miglior testo che io conosca è di un tale che si chiama Gilles Azzopardi. Il problema è che attualmente è fuori catalogo, non è ordinato, non sta nessuno. Io ce n'avevo una copia, la prestai, non torno mai indietro. Però riusciamo a cercare. Qualche biblioteca ce lo dovrebbe avere. Sì. L'autore si chiama Gilles Azzopardi. Il libro è dell'88-89, vedo là, in testa attitudinale. Allora, anno di pubblicazione 89, c'ha pure le ISBN, le AN, però attualmente l'ho cercato su due o tre cose, non è ordinato. Questo autore però, fate attenzione a trovare questo libro, perché lui ha fatto sia libri riguardanti in generale i test di intelligenza, che non ci azzeccano niente, e poi diciamo, più di recente si è dato a applicazioni della psicologia per influenzare le altre persone, cioè ma ce ne sono molti. Un altro autore famoso che fa queste cose è Cialdini, un americano, si chiama Cialdini, di chiara origine italiana. Va bene, allora, quindi questo qua invece per quanto riguarda i test. Allora, cominciamo a stabilire alcune cose in generale. Qual è il miglior uso che voi possiate fare dei test? Allora, ci sono sostanzialmente almeno due tipologie di test che sono abbastanza simili tra loro, variano un pochino. Ci sono per esempio i test in genere che negli anni passati per la missione a medicina, e ci sono i test, anche questi esistono da almeno un decennio, quelli del CISIA, del Consorzio Ingegneria, ci sono test per ingegneria, test per economia, sono un po' diversi. Io adesso userò alcune, diciamo, un po' di domande le trago dal test del CISIA, perché almeno non sono protette da copyright, stanno qua, posso usare, e le trovate in rete, quindi trovate gli esempi, tutti gli esempi li trovate commentati, eccetera. Però io non le ho guardate, quindi le domande le faccio insieme a voi, quindi posso sbagliare come sbagliate voi. Allora, il punto però qual è? Come usarli questi test? All'inizio del test del 2007 del CISIA c'è un commento che, siccome questo test è di 12 anni fa, hanno fatto la distribuzione dei punteggi e poi sono andati a vedere, proseguo della carriera universitaria. Ok? Allora, la distribuzione, poi la prossima volta la faccio vedere con il direttore, è una distribuzione, chiaramente una distribuzione di Poisson, e il massimo, allora i punteggi sono fino a 80, perché c'erano 80 domande, quindi là penso che si facesse semplicemente 1 per la domanda risposta, 1 a 0 per la non risposta. Il massimo, la moda della distribuzione, cioè l'intervallo nel quale si è registrato il massimo del numero delle persone che hanno avuto quel punteggio, è stato tra intorno a 20, okay? Quindi, e la media sarà poco più grande di 20, tra 20 e 25, sì. Quindi pensate che su 80 domande mediamente i ragazzi ne beccano 25.
vero che non c'è molto tempo, non vi dico quanto tempo ci avevano. Allora, vediamo un po'. Allora, erano 1146 studenti. Poi, vediamo un po'. Versione originale, vediamo se dice quanti minuti ci sono per... Mediamente in genere un minuto da domanda, più o meno un minuto a domanda. Quindi sarà qualcosa del genere. Oh, ci metto pure tempo a caricare. Ok. C'è qualcosa che non va, perché non mi apre neanche le pagine di qui. Dice che la logica sono 15 quesiti in 30 minuti. Sì, danno un po' di tempo in più. Aspetta, il cambio del... Oh, la cosa che intanto vi posso dire è che io queste statistiche le conosco da prima del 2007, le conosco dal 97. Perché? Perché l'aveva fatta il Politecnico di Torino. Allora, il Politecnico di Torino in particolare aveva preso tutti quelli che... Ah no, è il computer questo. Non c'è problema. Si è bloccato il computer, non è la rete. Aspetta, ci vuole sempre un rimedio. Era il computer, non era la rete. Allora, intanto quello che vi posso dire è che Politecnico di Torino che aveva fatto un'indagine, avevano già dei loro test e aveva seguito delle persone per tutta la carriera universitaria e aveva scoperto varie cose. La prima cosa, aveva scoperto che per esempio quelli che venivano dal classico avevano dei risultati peggiori dei test d'ingresso, ma poi alla fine andavano meglio di quello scientifico, tira pur di poco, andavano meglio di quello scientifico. Vediamo, esercitate la logica. Questo dimostra che il classico è migliore dello scientifico, no? Perché no? Dovete motivare, non basta dire sì, no. Perché nel frattempo ho studiato il loro percorso di studio, e so magari quelli nei ragionamenti. Però perché quelli che venivano a casa erano. Sono riusciti meglio. Sono più abituati a studiare. Hanno un metodo di studio. Studiato di più. E allora il classico è il migliore scientifico. Come metodo di studio sì. Magari sì, però questo non lo dimostra. Perché? Perché se uno viene dal classico e si iscrive a ingegneria, ci si invece di più. Magari ha la passione in più del motivo. C'ha un livello. Perché si era acceso, questo è l'unico che ho, quindi
mettiamo in crisi. No, mi preoccupa per le cose che ci stanno dentro. Comunque, perché non lo dimostra? Perché allora, perché appunto potrebbero essere motivati in maniera particolare. Cioè, allora, vediamo un po'. Supponiamo che andiamo a fare i test e quelli che vengono dallo scientifico al castillo si piazzino meglio, supponiamo, di quelli dell'INS. Questo dimostra che lo scientifico è meglio dell'INS. Magari può darsi anche che mediamente la qualità degli iscritti in ingresso allo scientifico fosse superiore, che magari hanno sbagliato. Magari può essere pure che voi all'ingresso eravate inferiori a quelli che si sono iscritti allo scientifico e magari adesso andate a fare i test e avete recuperato perché la vostra scuola è buona. Magari. Quindi bisogna stare attenti. Comunque le popolazioni di studenti sono diverse da scuola. Appunto, le popolazioni di studenti sono diverse. E la stessa, quindi qua non stiamo facendo un discorso su quelli che sono usciti dal classico e quelli che sono usciti dallo scientifico. Stiamo facendo un discorso su quelli che sono usciti dal classico e hanno provato il test di ingegneria, che è una popolazione ben precisa. Oh, qual era l'altra questione che è uscita fuori da questo test? È uscito che c'era una fortissima correlazione tra i test di ingresso alla carriera universitaria. Questo si vede anche dal CSI. Se toglievate la parte del test che non riguardava la logica, la comprensione verbale, la correlazione aumentava. Cioè, normalmente per esempio un test del Politecnico, una qualunque CSI, eccetera, ci sta una parte di logica, una parte di comprensione verbale, una parte più di matematica, una parte di fisica. Allora, se togliete matematica e fisica, lasciate solo logica e comprensione verbale, il test predice meglio la carriera dell'università. È ovvio, no? Perché è ovvio? Perché azzera gli studi di matematica e fisica. Perché se una cosa non la sai di matematica e fisica, puoi sempre imparare. Leggere e capire. Se diciamo uno non riesce a capire, è difficile, no? Se uno non capisce, allora due sono le cose. Uno deve capire quello che c'è scritto, quello che c'è scritto. Comprensione verbale. Due, logica, deve usare la logica per interpretare quello che ha appena capito. Che ha appena compreso. Ok? Quindi è diciamo questi due risultati sono chiarissimi. Adesso vediamo un po', pare che tutti i quesiti commentati risolti, vediamo un po', pare che si è riaperto finalmente. Allora dicevo che la media stava tra 20 e 25 e questi erano pure quelli che si iscrivevano a Pisa, in genere quelli sono un pochino meglio perché cercano di Pisa un'università buona, quindi. Ok, se vai a vedere la carriera è quelli che stavano nel allora per avere una probabilità maggiore del 50% di laurearsi bisognava stare nella prima metà di quelli che erano, nel primo 60% di quelli che avevano risposto. Poi vedete, diciamo, vabbè, col giro così qualcosa si riuscirà a vedere lo stesso. Questa è la carriera degli immatricolati a Pisa in base al decile, cioè verso destra ci sono quelli che sono andati meglio al test. Allora la barra nera sono quelli che si sono laureati, la barra grigia sono quelli che hanno abbandonato. Allora vedete che più vi spostate a destra più la barra nera è alta,
più la barra grigia è bassa. Quindi praticamente se uno è andato molto bene al test, la domanda probabilità succede che si laureasse, poi l'altro 10% può darsi che abbia abbandonato per altri motivi. Non era un problema. Ok. Poi media voti acquisiti pure va, cresce. E media somma crediti acquisiti. Va bene, allora vediamo un po'. Cominciamo con i primi, che sono proprio esercizi di logica. Allora, due giocatori prendono a turno dei sassolini con l'unica regola che non se ne possono prendere né 4 né 8. Ne puoi prendere quando ti pare, ma non ne puoi prendere né 4 né 8, c'è un mucchietto di sassolini. Vince il giocatore che riesce a prendere l'ultimo sassolino. Se inizialmente i sassolini sono 8, quanti ne deve prendere il primo giocatore per potersi garantire la vittoria? Le risposte sono: qualunque numero prenda vincerà sempre, qualunque numero prenda perderà sempre, 1, 2 o 3. Due giocatori prendono a turno dei sassolini con l'unica regola che non se ne possono prendere né 4 né 8. Vince il giocatore che riesce a prendere l'ultimo sassolino. E allora perde sempre. Allora, quanti pensano che perda sempre? Io. 1, 2. Quante volte siamo? Quindi né 4 né 8. La unica regola né 4 né 8. Però ne può prendere pure 7. Sì. Non ci sono scritti il massimo di mosse. Se lui prende uno, l'altro ne vince 7 e perciò vince quello. Se ne prende due, l'altro perde 6. Allora, non ne può prendere 8. Qualunque cosa prenda, l'altro prende tutti quelli che rimangono. Visto che 4 non ne può prendere, visto che 4 non ne può prendere. In realtà anche se è vincolato questa una versione più complicata di questo problema di un gioco che si chiama NIM. Adesso andiamo a studiarlo, perché diciamo può darsi che vi capiti qualche schema, che è una cosa che torna spesso. Adesso non mi ricordo esattamente le regole, non le possiamo vedere, però diciamo la cosa importante era che si doveva giocare a specchio, cioè supponiamo che io ho due mucchi di sassolini, ok? Qua metto ogni cosa rappresenta un stecca, rappresenta un sassolino, per esempio mettiamone 9 di qua e 9 di qua. Allora la regola è, o addirittura 3 mucchi mi pare, posso anche con 3 mucchi. Comunque la regola è che tu puoi prendere i sassolini quanti ti, con due mucchi mi sa che la soluzione è troppo facile, da dove ti pare, quanti ti pare, però vince la persona, vince o perde, si può mettere la regola, vince o perde chi prende l'ultimo, ok? Allora supponiamo che i mucchi siano 3. Allora mettiamo che siano 9. Allora
siamo 9, 12 e 14. Ok? Allora, supponiamo che la regola sia, mi pare, che chi prende l'ultimo vince. Però tu puoi prendere quanti sassolini vuoi, può anche finire un mucchio, però devi prendere sempre almeno un sassolino. Chi prende l'ultimo vince. In questo caso chi gioca per primo cosa fa? Vince o perde? Ha la certezza di vincere. In questo caso chi gioca per primo ha la certezza di vincere. Beh, se li vio. Perché sono morto. Allora, come si deve fare? Allora, se i mucchi fossero solo due, supponiamo che i mucchi siano solo due, chi gioca per primo cosa deve fare? Per esempio, se qua ce ne sono 9, qua ce ne sono 12, che cosa, quanti gli conviene prendere? 12. No. Perché lui prende 12. Allora, chi gioca per ultimo, abbiamo detto, vince. Tu ti prendi 12, alzi via tutti i 9 dell'altro gruppo. Ma si possono prendere pure da tutti i gruppi? Cioè, da tutti i gruppi puoi prendere, se finisci un gruppo. Solo da un gruppo. Poi quando è finito un gruppo devi passare all'altro. Cioè. Ah, non tutti insieme. No. Ah, è vero. Invece il mio 8, le mie 8. Ma sì, sì. Abbiamo detto. Le regole sono, puoi prendere, devi prendere almeno un sassolino, puoi prendere sassolini solo da un gruppo, puoi prendere da quel gruppo quanti sassolini vuoi, anche tutto finire tutto il gruppo. Vabbè, essendo dispari, se uno vi ha detto quanti. Allora, no, non state ragionando. Allora, se i gruppi erano due, che mi conviene fare? Mettiamo che l'ultimo, abbiamo detto, vince. Allora, non mi conviene finire il gruppo, perché sennò quell'altro via la prima. Lasciarlo a metà, praticamente, almeno. Poi diventa. Se sbagli la prima mossa hai perso. Ce lasci solo uno. Così quello è obbligato. Così l'altro prende l'altro gruppo, ti tranne uno. E tu ti prendi uno. E dove? Sei fregato uno. E sei fregato. Perché sono due gruppi. Perché sono due gruppi. Allora, che cosa ti conviene fare? L'ho detto prima. Conviene metterti a specchio. Cioè, su due gruppi è facile. Cioè, qua ce ne stanno 9. Qua ne togli 3. Quello che fa lui di qua fai tu di là. Quello che fa lui di qua fai tu di là. Quando tu togli l'ultimo di là, tu togli l'ultimo di qua. E hai vinto. È chiaro? Quando è che non ti puoi mettere a specchio? Quando è pari. Se pari con due gruppi, se pari 9 e 9 non puoi fare niente, perché uno lo devi togliere. E allora lui toglie quello che. Stai già a specchio. E quindi da fregare. È chiaro? Ok. Quindi certe volte c'è un concetto chiave che non è sempre facile. Bisogna rifletterci un attimo. Qua ci vuole l'idea, però poi questa idea una volta avuta si può applicare. Ricordate che certe volte ci sono certi giochi che hanno questo tipo. Ok, adesso andiamo. Questi erano 12, abbiamo detto qua erano 15. Erano 9, 12. No, 14. 14. Va bene, adesso cosa conviene fare? Sempre l'ultimo che prende il vince. Allora, no, conviene fare così. Conviene, se ricordo bene, scrivere questi cosi in forma binaria. Allora, qua, questi qua sono 9, sono un gruppo da 8 e un gruppo da 1. 8 più 1. 8 più 1. Questi qua sono 12, sono 8 più 4. Questi qua sono 14, sono 8 più 4 più 2. Giusto? Sì. Ok. Allora, guardate. Che a me conviene mettermi a specchio, nel senso che qua
ne tolgo 9 e ne lascio 4 più. Adesso a specchio, nel senso che ogni gruppo compare due volte, qua ce ne stanno 8 e 8 e 8, 1 e 1, 4 e 4, quindi ne lascio 5. Questo è il primo giocatore. Il primo giocatore. Adesso toglietene uno di voi, provi a togliere qualche sassolino da qualche parte. Al secondo fai 8 più 1. Allora, al secondo quali ne vogliamo togliere? 3? Diventa 8 più 1. Comunque là c'è rimasto a questo, a questo punto io tolgo questi 5 e mi sono messo a spegno. Sì, ma sono 6. Eh? Sono 6 là. Sono la destra. Ah vabbè, 4 più 1 era così. È chiaro? Se provate a toglierne di più, per esempio lasciamone 6. Allora viene 4 più 2. Ok? Allora 4 e 4 ci sta. 1 e 1 ci sta, prendo questo 8, ne tolgo 6 e lascio 2. Cioè, se si fanno i conti, se io metto i gruppi in forma binaria, cioè 1, 2, 4, eccetera, anche se i gruppi sono, diciamo, se i mucchi sono 3, ogni volta che voi togliete da un solo gruppo, qualunque numero di sassolini togliete, se fate due conti, vedete che riuscite a ricreare la situazione in cui ogni gruppo è replicato due volte. Ok? Allora, che cosa succede? Che in questo modo, ogni volta che l'avversario spariglia le carte, diciamo spariglia i gruppi, voi rimettete a posto. A un certo punto lui si deve arrendere, vi deve dare la possibilità di arrivare a due cose a specchio e a quel punto arrivare. Ok? Quindi diciamo, questo è un tipo di gioco nel quale il giocatore che gioca per primo vince, a meno che la situazione non sia stata messa già in maniera tale che erano già replicati i gruppi, per cui è costretto a giocare per primo, in quel caso per. Ok? Quindi ci sta questa cosa qui. Questa è una versione particolarmente semplice. Ok, andiamo alla domanda numero 2. Ci sono 5 persone con diverse situazioni patrimoniali. Oronzo, è più ricco di Rocco. Rocco ha meno ricchezze di Silvio. Silvio è più danaroso di Piero. Il Quirino è meno di Piero, ma maggiore di Oronzo. Se li sapete mettere in ordine. Se li sapete mettere in ordine di ricchezza? S e primo. È facile. Una volta scritto questo. Faccio vedere. Se tu sai O è maggiore di R, R è minore di S, S è maggiore di B, e poi sapevi O minore di Q, minore di B. P sta scritto qua il minore di S e O sta scritto qua il minore di S. Quindi poi la domanda era qual era il terzo in ordine di ricchezza? Quindi il terzo in ordine di ricchezza è quindi quanti triangoli, questa è molto carina, che qua si vede se c'avete un minimo di intelligenza. Avete questa figura qui, la figura disegnata bene, no? Avete questa figura qui, quanti triangoli ci riuscite a contare? Le risposte sono 14.
zitto un attimo. 6, 12, 10, 8, 16. 12. 16. 12. 16. 12. No, ci stanno pure le diagonali grandi. 16. Allora, sparai i numeri all'8, mi sembra. Mi devi dire come hai ragionato. Allora, che cos'è un triangolo? Sono tre punti collegati tra i segmenti, tre vertici collegati tra i segmenti. Allora, prima di tutto, cominciamo a contarne i triangoli nella metà di sopra. Perché questa figura ha una simmetria, se ci sono dei triangoli nella metà di sopra ci saranno gli stessi triangoli nella metà di sotto, quindi quelli che possiamo triangolare tutti. Non sono gli unici, perché ci sta anche questo triangolo qui che non è contenuto né nella metà di sopra né nella metà di sotto. Però se io vado a prendere questa figura qui, questa qui ha un certo numero di triangoli. Come facciamo a contare, a essere sicuri di non aver, anche perché là ve l'hanno messo un po' di risposte, quindi potete fare soltanto alcuni errori, però tipicamente uno se li conta, contare quando il numero è grande non è sempre la soluzione ideale, perché se io conto devo essere sicuro di come conto, in quanto se ne salto uno è finito. Là per esempio già sapete che è un numero pari, questione di simmetria, okay. Però io posso vederla così, questi sono cinque vertici. Allora sicuramente quanti sono le combinazioni 5 vertici a 3 a 3? Sono 10, quindi facciamo prima a scrivere che fare, ABC, ABD, ABE, BCD, CE, CD. Allora aspetta, ho cambiato qualcosa. Qua è ACD, ACE. Poi ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Quanti corrispondono a triangoli? Questa no. Questa sì. Questa ABE no. ACD sì. ACE sì. ADE? No. CDE? Sì. BCD? Sì. BCE? No. BDE? No. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi intanto ce ne stanno 5 di qua e 5 di là, che sono 10. Poi dovete trovare dei triangoli grandi. Ma se questi triangoli devono essere contenuti, non devono essere contenuti né in questa metà né in quest'altra metà, devono avere, per esempio, se pigliamo allora un vertice, allora questo vertice non fa triangoli con la parte di sotto, quindi un vertice deve essere questo, ok? Un altro vertice deve essere questo, e poi il terzo vertice deve essere questo, e qui c'è il 12. Non ci sta. 12. Ha detto la ragazza. Il problema è che nei contati 2 di no, contato su 5. Contate a caso forse. Allora un metodo più pratico qua
sicuramente un po' li contate a mano, però fate attenzione a contarli, quelli che avete contato, e essere sicuro di contarli, cioè di non contare cose che non esistono. Allora, nel momento in cui ne avete contati almeno 11, sapete che voi è 12 o 16. Ok? Poi dovete capire se è più probabile che vi sia sfuggito qualcosa, se è più probabile che avete contato qualcosa che non esiste. Ok? Però vi suggerisco sempre di contare, invece di contare tutti quanti, contate quelli di sopra, quelli di sotto e quelli a cavallo. Perché in questo modo ne contate di meno, quelli di sopra, allora quelli sopra la diagonale, se scegliete una diagonale, cioè avete quelli di sopra la diagonale, quelli di sotto la diagonale e quelli a cavallo della diagonale. Ok? È chiaro? Allora, quelli a cavallo della diagonale dovete contare, quelli di sopra li dovete contare, quelli di sotto no, perché sono uguali a quelli di sopra. E quindi risparmiate tempo. Chiaro? Ok, allora la 5 la salto perché il disegno è troppo difficile. Ah no, questa era la 4, c'è anche la 3. Indicare qual è la negazione, questa è facile, però per voi è un disastro. Qual è la negazione dell'affermazione? Umberto ha almeno un figlio biondo. Almeno un figlio di Umberto non è biondo. Umberto non ha figli oppure ha soltanto figli non biondi. Tutti i figli di Umberto sono bruni. Non tutti i figli di Umberto sono biondi. Umberto ha tutti i figli rossi di capelli. No, la penultima. Eh? La penultima. La penultima. La negazione. Non tutti i figli. L'affermazione era: Umberto ha almeno un figlio più. Questa è l'affermazione. Ecco. Cioè, è una cosa sicura quindi. La negazione già è. No, che... comprensione verbale. Dovete negare questa affermazione, cioè dovete stabilire il contrario di questo. Ah, ok. E ha tutti i figli rossi. Non ha figli. Non ha figli, eppure ha soltanto figli non più. Ah. Negazione significa non è vero che. Allora, non è vero che Umberto ha almeno un figlio biondo. Mica significa che ce l'ha tutti bruni o che ce l'ha tutti rossi. Non è automatico. Giusto? E non significa che alcuni, che non tutti sono biondi. No, manco uno deve essere biondo. E l'ho capito che quasi sempre il problema qua non è di logica, è di comprensione verbale. Qua non vi giudico per la logica, perché qua non mi ingrippate per la logica, vi ingrippate per la convenzione verbale. Allora, ricordatevi che a me gli occhi, poi c'è il testo, lo guardate quando stiamo a fare l'altra domanda, non mi anticipate, vai allo stesso. Allora, negazione significa non è vero che. Negare una cosa significa non è vero che. Allora, Umberto ha almeno un figlio biondo? Non è vero che Umberto ha almeno un figlio biondo. Allora, se uno ci pensa, logicamente, se non ce la manca uno biondo, che ne puoi avere? O non ha figli, oppure ha soltanto figli non biondi. Bisogna negarla con la mente e poi cercare. E poi cercare di ragionare. Quelle, sulle risposte. Quelle... Quella che si accorta. Allora, dei 20 parlamentari di Allegrandia si sa che un terzo è stato inquisito dalla magistratura e condannato definitivamente. Siamo al 2006. E i tre quarti sono al secondo o comunque non al primo mandato parlamentare. Se ne può concludere che, quindi, un terzo condannati e tre quarti al almeno al secondo mandato. Queste sono le informazioni. La domanda è: se ne può dedurre che
Ma tre quarti di un terzo o tre quarti del genere del totale? Tre quarti del totale. Ah. 120. Allora, prima cosa, comprensione. Un terzo, quanti sono? 40. La 40. Tre quarti, quanti sono? 90. 90 stanno, non sono al primo mandato e 40 sono stati condannati. Allora, se ne può dedurre che un quarto dei parlamentari è al primo mandato e è stato condannato definitivamente. Un quarto dei parlamentari quant'è? 30. Sono al primo mandato? Sì. Sono stati condannati definitivamente? Sono 40. Potrebbero, ma mica è sicuro. Mica ha detto che quelli che condannati stanno al primo mandato. Nessuno dei parlamentari a primo mandato è stato condannato definitivamente. Altrettanto non è sicuro. Magari questi sono stati condannati, si è messi in puntata in politica proprio perché è stato condannato. Non lo sappiamo, non c'è scritto nel testo. Magari è così. Perché effettivamente uno che sta al primo mandato non ha avuto il tempo di... Però non c'è scritto nel testo. Scelti comunque tre parlamentari, almeno uno di essi è stato condannato definitivamente. Un terzo dei parlamentari a primo mandato è stato condannato definitivamente. Cioè un terzo di quel terzo. Perché questo E c'è almeno un parlamentare che è stato condannato definitivamente ed è un mandato successivo. L'ultimo, no? Perché 90 su 40. I condannati sono 90. Scusate, i condannati sono 40. Quelli a mandato successivo a primo sono 90. Ci deve stare per forza. Allora, se questi due insiemi fossero disgiunti, il totale dovrebbe fare 130. Ma siccome sono 120, sono di meno, ce ne sta almeno uno. Abbiamo detto che sono 120. No, perché quello è un terzo, 40 è un terzo di 120. Cioè, non ho capito bene come puoi ricavarlo. No? 40 è di 120. Ma là c'è scritto che un terzo condannato fa 40, quindi se 40 è un terzo, il totale è 120. Non voglio essere. Esatto, la seconda. Allora, in genere le... Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, questa è raccogliente cartella. Esattamente. Allora, però guardate bene la risposta di prima. Come cercava di trarvi in inganno? Quando dice perché tu devi pensare anche a quello che mette come risposta per cercare di trarvi in inganno. Un quarto dei mandati al primo mandato è stato condannato definitivamente. Mi sta un quarto perché fa un terzo e tre quarti. Ce l'ha messo perché è così. Capito? Per cercare di... Ah, quello è un quarto, uno lo vede un terzo e tre quarti. Invece di ragionare, pensa. Oppure scelti comunque tre parlamentari. Almeno uno di essi è stato condannato definitivamente. Questa è stata messa per non far rendere troppo chiara che era la E. Perché la E c'è almeno un parlamentare, qua ce ne stanno tre. Allora uno dice, boh, quale sarà? Devi ragionare. La D, un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente. Allora dice, se un terzo del totale sarà un terzo anche al primo mandato. No, perché se i due eventi sono indipendenti, non sono... Sì. Infatti magari quelli al primo mandato stai condannato di meno. Non è automatico che se è un terzo, mettiamo che un terzo di voi si scrive ingegneria, non è automatico che un terzo dei maschi si scrive ingegneria e un terzo delle femmine si scrive ingegneria, no? Magari i maschi scrivono un po' di più o un po' di meno, le femmine scrivono un po' di meno, magari. Ok. And-
andiamo avanti. Il cartello sull'osteria di un cartello accogliente all'ingresso del ristorante Loca Giuliva recita: se si è in pochi si mangia bene, se si è in tanti si spende poco. Il signor Aquilotto con la sua mente acuta ne deduce che se si è in pochi si spende tanto. Per mangiare bene è necessario andarci in pochi, se si mangia male non si è in pochi, per spendere poco bisogna essere in tanti, se si è in tanti si mangia male. Allora, se si è in pochi si mangia bene, se si è in tanti si spende poco. Allora, Aquilotto deduce: se si è in pochi si spende tanto. È giusto o no? No. Perché? Sì. No, sì, ma non lo dice, non lo dice. Non lo dice, se si è in pochi si mangia bene. Se si è in tanti si spende poco. Ma non dice che se si è in pochi si spende tanto. Non è vero, cioè se si è in tanti si spende poco. Se si è, allora, se si è in pochi si può spendere poco, si può spendere tanto. Non si sa. Per mangiare bene è necessario andarci in pochi. No. No, perché lui dice che se si è in pochi si mangia bene, si dice se si è andati, che è una condizione sufficiente per mangiare bene essere in pochi. Ma non è necessario. Capito? Una cosa è condizione sufficiente, una cosa è condizione necessaria. Se si mangia male non si è in pochi. No. Se mangia male non si è in pochi. Questa può essere. Ha detto che se si mangia, si mangia bene, però. Sì, può essere. Se si mangia male non si è in pochi, perché se eri in pochi mangiavi bene. Però non è necessario. Questo è giusto, perché allora, se si mangia male si può essere in pochi? No, perché se erano pochi mangiavi bene. Capito? A implica B è equivalente, se vi ricordate, non B implica non A. Non bene, pochi implica bene, non bene implica non pochi. Abbiamo visto la lezione. Per spendere poco bisogna essere in tanti, bisogna significa è necessario, e anche lì è una condizione sufficiente ma non necessaria. Se si è in tanti si mangia male, no, là dice che se si è in tanti si spende poco, cioè non dice se si mangia bene. È chiaro? Qua uno bisogna esercitarsi. In occasione delle elezioni primarie per la scelta del candidato premier di Burgundia, ciascuno dei 7 candidati è sicuro di riuscire a classificarsi tra i 3 più votati. Allora, tutti pensano di arrivare tra i primi 3. L'affermazione è: tutti i 7 candidati pensano di arrivare tra i primi 3. Negare questa frase, che vuol dire? Non è vero che tutti i 7 candidati, adesso questo è un modo di fare la cosa, è: non è vero che tutti i candidati pensano di arrivare tra i primi 3. Che significa? No. Allora, negare significa mettere, non è vero. Allora, la frase da negare è: tutti i candidati pensano di arrivare ai primi 3. Tutti i 7 candidati. Non è vero che tutti i candidati pensano di arrivare ai primi 3. Traducete questa cosa, voi, senza guardare le risposte. Se non è vero che tutti pensano di arrivare tra i primi 3, qualcuno, no, perché non è nessuno? Almeno uno pensa di non essere tra i primi 3. Penserà di non essere tra i primi 3. Non nessuno, capito? Cioè la negazione di non è vero che tutti non significa nessuno. Almeno uno pensa di non arrivare ai primi 3. Andiamo a vedere. C'è almeno un candidato che teme di entrare tra i 3 meno votati. No, perché non tra i primi 3 non significa tra i 3 meno. C'è almeno un candidato che non è sicuro di rientrare tra i primi 3. È quella che abbiamo detto. E quindi è quella che abbiamo pensato. Ci sta, è il 99% non stava bene. Perché? Per qua, allora, le vie della risposta esatta, la via della risposta esatta è stretta e unica. Le vie dell'errore sono infinite.
o comunque sono molto elevate. Allora, siccome gli errori possibili non sono 4, ma saranno decine, saranno 12, 20, 30, chiaramente potresti aver fatto un errore e ci trovate la risposta adeguata, che dice la stessa cosa sbagliata che avete pensato. Però se l'avete pensato e ci sta, le probabilità che sia esatta sono molto alte, perché probabilmente avete fatto un errore che non rientra da quelli che ci hanno messo, però la dovete prima pensare in maniera indipendente, perché se no questo metodo non funziona, perché quando cominciate a vedere risposte, vieni, la tua attenzione viene catalizzata dalle risposte che ci stanno e è finita. È chiaro? Quindi se un altro metodo, quando la frase logica è la vostra portata, pensateci prima logicamente e poi andate a vedere se la risposta, se quello che avete ragionato, diciamo la frase a cui siete giunti negando, se è presente tra le risposte possibili. Questo è un modo. Allora, indicate quale coppia di numeri va inserita al posto dei puntini nella seguente sequenza. 3 43, poi 5, 27, 9, 19. Questa sta la sua, poi puntini, puntini, e poi 33, 13. Hai visto? 17. Allora, come si fa? Questa stava sulla prova che abbiamo 17, fatto l'altra volta. 17 e 15. 17. Sì. Già si era sbagliato perché era il mio titolo. 17. Perché 17 e 15? Allora, molto semplice. Allora, dovete, quando ci stanno sequenze di questo tipo, separate, andate ad guardare spesso e volentieri, sono due cose indipendenti, andate a fare 3, 5, 9, x, 3, 33. Qual è la cosa? 3? No, 3? Per arrivare a 5 devo sommare? 5. 2. Da 5 a 9? 4. Da 9 a 17? 8. Da 17 a 33? Sì. Quindi ho sempre preferito, ogni volta faccio il doppio meno 1, 6 meno 1 fa 5, 10 meno 1 fa 9, 9 18 meno 1 fa 17, 17 per 2 fa 34, meno 33 è una, avete fatto il primo. Adesso andiamo a fare l'altro, fate al contrario, no? 43 meno 27 meno fa 16, 27 meno 19 fa 8. Quindi vedete, stavolta prima scalo 16, poi scalo 8, stavolta scalerò 4 e quindi viene, poi da 15 scalo 2 e viene 13. Le differenze, no? Sono 2, 4, 8, 16, e le differenze di quell'altra lì a scendere sono 16, 8, 4, 2. Ok. Se pensate, questo l'ho visto nel non ci pensate proprio, perché basta che abbiano cambiato una virgola, basta che ve lo ricordiate male, basta che no, dovete ragionare, cioè le possibilità di variazione sono infinite, e quante ne vuoi fare, cioè su qualunque test, pure che hai fatto 100.000 test, ma ok. Un chimico studiando una soluzione, la soluzione del test? No. Certo, una soluzione chimica sta nel test. La soluzione chimica, sì. Che si era tinta di arancione, chi fa chimica qua dentro? Nessuno. No, no. Allora, studiando la soluzione si era tinta di arancione, constatò che in essa era presente del sodio o del potassio, o entrambi. Perché ha dovuto mettere tra parentesi o entrambi? Questo è importante. Perché in italiano se diciamo del sodio o del potassio non è chiaro. È esclusiva. Dipende, in italiano può essere esclusivo o può non essere, dipende dagli usi. Quando ti dico
tu per accedere a internet puoi usare questo provider o quell'altro provider, in genere ne usi solo uno dei due, però magari puoi usare anche tutti e due in momenti diversi, chiaro? Quindi la O in italiano non c'è differenza tra la O esclusiva e la O non esclusiva. Qual è una lingua più precisa per l'italiano? Il latino. Il latino come si dice? La O esclusiva come si fa? Abbiamo fatto. Out out. Mandare l'out out, si dice pure in italiano. O fai questo o fai questo. Ragazzi, quante volte hanno dato out out? O stai con me o ti vedi con lui. E dice anche i ragazzi con ragazzi. Oh. Scegliere. Inoltre osservò che se non c'era sodio, c'era ferro. E se c'era potassio, c'era anche iodio. Quindi, scriviamo. S-O-P. Questa è il simbolo logico che almeno una delle due corrisponde all'unione, no? L'unione è oro, cioè. Poi lo sappiamo che se no sodio implica ferro. No sodio, diciamo NS, o mettissimo logico, implica ferro. Poi c'è potassio, scusami, qua no sodio, vabbè, scriviamo con il simbolo Na. Potassio K. Allora, no K, no Na, scusate, implica ferro. Quello simbolo significa no. E poi dice anche che potassio implica iodio. Ok. A questo punto la soluzione contiene solo potassio e ferro. Ci vedete qualche ragione logica? No. La soluzione contiene solo ferro e iodio. No. Potrebbe. Se ci fossero sia sodio che potassio conterrebbe ferro e iodio. Ma siccome poi qua dice solo ferro e iodio. Quello implica quei due. E poi non è possibile che se contenesse questo conterrebbe anche questo. Se contenesse iodio conterrebbe anche potassio. La soluzione contiene sodio e potassio e non contiene iodio. Contiene potassio e anche iodio. La soluzione non contiene né sodio né iodio. Potrebbe essere. Perché se no, non può essere. Se non contiene sodio, non contiene iodio, non contiene anche potassio. La soluzione contiene solo sodio. Può essere. Perché se contiene sodio non c'è un'indicazione. Però prima dicevo. Può essere pure il caso là sotto. Ok. Infatti qua non dice quale di queste istituzioni si verifica per forza, dice quale di queste istituzioni si può verificare, perciò abbiamo dovuto controllare. Le altre quattro non si possono verificare, si può verificare che contenga solo sodio. Ce l'ha messa per. Ecco, qua ho sbagliato pure io, nel senso che ho sprecato tempo. Perché? Se finivo di leggere la domanda, quale di situazioni si può verificare? Allora, è chiaro che io devo prendere tutte queste situazioni e verificarle una per una. Qual è l'ordine migliore di leggere le risposte? Dalla prima all'ultima? Secondo me dall'ultima alla prima, perché se quello. Perché te l'ha messa all'ultima? Perché così le devi verificare tutte, spreca tempo per trovare quella giusta. Invece tu, se hai trovato subito, se le leggi al contrario e hai trovato subito quella giusta,
Le altre le leggi più velocemente, perché giusto per controllare che sto sbagliando. Chiaro? E risparmi un po' di tempo. Quindi pensare all'ipotesi che l'estensore della cosa vi voglia aiutare oppure vi voglia mettere in difficoltà. Un'indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più maschi che femmine. Da questi dati possiamo dedurre che una sola fra le seguenti affermazioni è sicuramente falsa. Adesso fate bene mente locale. Vi dice: un'indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più maschi che femmine. Non è corrispondente alla realtà. Qualcuno sa che in Italia ci sono più femmine che maschi. Ma non ce ne frega niente, qua per questa cosa dovete assumere che ci siano più maschi che femmine, perché qua dice da questi dati, quindi assumendo che quello precedente sia vero. Quindi se tu dici no, ma in Italia stanno più femmine, quello è sicuramente per sbagliare. Ok, una sola fra le seguenti affermazioni è sicuramente falsa. Qual è? E qua proviamo a leggerle al contrario, perché siccome dobbiamo controllare tutte, diciamo, per vedere se sono sicuramente false. In Italia ci sono più maschi celibi che mariti. È falso. Non è sicuramente falsa. Perché? Sì, è vero che dice che ci sono più single, però vediamo un po'. Però quello era più coniugati, ma i coniugati maschi però solo la metà sono mariti. Allora diciamo che ci sono, siamo in 100, ci sono 60 coniugati e 40 single. Se questi 40 single sono tutti maschi, perché in Italia sono più maschi che femmine. Siamo 100, sono 30 e 40 maschi che sono rimasti senza combattere. Quindi tu hai mariti 30, maschi single 40, maschi celibi, e non è vero. Non è. Può essere falsa, però aspetta, questo vuole sapere se è sicuramente falsa. No, sicuramente questa può essere anche vera, quindi. Può essere vera. Ho sbagliato a fare il conto, ho sprecato tempo. Cioè, io devo vedere se può essere vera. Può essere vera questa? Sì. Sì. Ah, no, avevo fatto bene, perché ci possono essere più maschicelli che mariti. 46 maschicelli per 36 mariti. Non ho sprecato tempo. In Italia i single sono più del doppio delle coppie. Questa è falsa. Questa è sicuramente falsa. Perché? Siccome i single sono come persone sono di meno delle persone sposate, sono di meno come del doppio delle coppie, che le coppie si sposano a due, no? Oddio, quella non in grandi paesi. Ok, quindi questa è sicuramente falsa. In Italia ci sono più mariti che donne nubili, anche questo per lo stesso discorso. I mariti e le mogli sono uguali, ma come la è. In Italia le coppie sono più dei maschi celibi, lo stesso discorso. Le coppie sono più delle donne nubili. La B, allora, le coppie, le donne. Le coppie, il numero delle coppie, il numero dei mariti, il numero delle mogli siamo uguali. Sì. Non è necessariamente né maggiore dei maschi celibi né maggiore delle donne nubili, per il discorso che abbiamo fatto prima, il ragionamento siamo stessi. E quindi l'unica che rimane, che effettivamente è falsa, è che i single siano più del doppio delle coppie. Allora, premesso che, la 12, premesso che
chi ascolta musica rock o blues non è stonato. A genere non è stonato. Chi ascolta blues non vince all'otto. Quale tra le seguenti conclusioni non si può trarre dalle seguenti premesse? Quindi qua ci stanno quattro conclusioni giuste e una sbagliata. È impossibile che a genere ascolti blues. No, è possibile. È possibile. Quindi questa qua non va bene. Uno stonato. Allora, noi dobbiamo individuare quella sbagliata. È impossibile che il genere ascolti il blues, è possibile. Invece uno stonato non ascolta rock, è pure possibile. È possibile che a genere non vinca al lotto, è giusto, perché se a genere ascoltasse il blues non vincerebbe all'otto e non sarebbe stonato e torna. È possibile, non è sicuro, ma è possibile. Chi vince all'otto non ascolta blues, è giusta. Non è escluso che a genere ascolti rock, e anche questo è giusto. Quindi quella sbagliata è la prima. La prima. Allora, il grande teorico dei numeri, come si legge questo? Ma manca la comprensione del testo. Va là che conto io. Va là che conto io. Ok? Studiando i numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, ha trovato che tra essi potrebbero esistere i numeri cirilli che godono di queste due proprietà. La somma di due numeri cirilli, anche se uguali, è sempre un numero cirillo. Il prodotto di due numeri cirilli, anche uguali, non è un cirillo. Il suo allievo son più furbo. Studiando con cura questi numeri ha scoperto quanti sono i numeri cirilli e precisamente ha dedotto che il numero dei cirilli è 3, 0, 1, 4, infinito. Vabbè. Vediamo un po'. Se un numero è cirillo, abbiamo detto, la somma di due numeri cirilli è cirillo. C'è scritto la somma di due numeri cirilli anche uguali a un cirillo. E quindi ci stanno sui numeri cirilli? No. Perché no? Perché non è il prodotto. Vediamo un po'. Allora, se la somma di due numeri cirilli è un cirillo, allora io prendo un numero cirillo, lo sommo con se stesso è cirillo, lo sommo con se stesso è cirillo, è una moltiplicazione. Tutti i multipli, quando sommo un numero a se stesso, tante volte, cosa ottengo? Tutti i multipli. Per esempio, se 3 fosse cirillo, 3 sarebbe cirillo, 6 sarebbe cirillo, 9 sarebbe cirillo, tutti i multipli di cirilli sarebbero cirillo. Ok. Però in particolare ci sarebbe anche il prodotto del numero cirillo per se stesso, ma il prodotto di due numeri cirilli anche uguali non è cirillo, e questa è una contraddizione. Ok? E neanche vabbè, a parte che qua andava da 1 in poi, però anche se partiva da 0, 2 0 non poteva essere cirillo, perché 0 per 0 fa 0, 0 per 0 fa 0, quindi se 0 fosse cirillo 0 non sarebbe cirillo. Quindi questi cirilli non ci stanno. Zero. Non zero. Ok, allora vediamo un po'.
la figura dobbiamo colorare. Ah, ecco, vabbè, questa la faccio perché è interessante. Questa pure è una cosa importante. Allora, vediamo un po' di farla bene. Allora, qua abbiamo 1, 2, 3 e poi il 4. Allora, dovete colorare questi, le abbiamo ripartito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zone. Ci possiamo mettere, vabbè, qua dice le 11 zone, solo quelle, non mettiamo quella illimitata, c'è la 12ª e quella illimitata. Dobbiamo usare dei colori, cioè quanti ne bastano, bisogna, quando si colorano le cartine, ogni zona rappresenta l'area di un paese, per esempio. Due paesi adiacenti che hanno un, voglio dire, questo qua e questo qua possono essere colorati dello stesso colore perché non hanno pezzi adiacenti, anche se hanno un solo vertice va bene, ma se hanno un lato in comune, diciamo un pezzo di frontiera in comune, non devono essere colorati con lo stesso colore. Quanti colori dobbiamo usare minimo? Allora, proviamo con due colori, però due colori non la vedo bene, perché? Mettiamo che questa la coloro bianca. Allora, vediamo un po'. Mettiamo questa la coloro bianca. Allora, tutti questi andrebbero in nero. Allora, questo andrebbe in nero. Perciò va bene. Questo pure va bene. Sì, va bene. Allora, vediamo un po'. Bianco, nero. C'è un famoso teorema di matematica che stabilisce che tutte le cartine si possono colorare con al massimo 4 colori. 4 ci vogliono perché prendete questo esempio qua. Prendete, allora, se io ho due paesi che fanno così e un terzo paese che fa così, questo è bianco, questo è nero e qua c'è un terzo colore, questo tocca a tutte e due, ok? Però là no perché non c'era quella situazione, diciamo, di uno che ha una frontiera in comune con due, in realtà c'è, aspetta, devo trovare una situazione in cui ce ne vogliono per forza 4. Mettiamo qua bianco, nero, qua ci mettiamo un terzo colore giallo e qua ce ne metto uno che tocca a tutti e tre. Un altro colore. Ok? Rosso. Uno dice, se ce ne metto adesso uno qua, guardate che il bianco è stato isolato e quindi ci posso rimettere il bianco. Cioè, questo non è per nulla facile da dimostrare. È stato dimostrato con il computer negli anni 70, cioè sulle configurazioni che rimanevano erano centinaia, quindi si doveva montare col computer. Sì. Hanno usato metà a mano e poi l'hanno fatto fare i computer. No, centinaia di più, se no facevano. Chiaro? Quindi ogni cartina può essere colorata con 4 colori, quindi quando qua dice 4, 6, 2, 5, 3, 6 e 5 vanno via sicuro, quindi o è 2, 3 e 4. In realtà partiamo con due, dubitavo, però ci ho provato, quindi effettivamente un marziolano, osservando che
ci sono i marziolani e i tondolini. La metà di tutti i tondolini sono remissivi. La metà di tutti i tondolini sono remissivi. La metà di tutti i marziolani sono testati. La metà di tutti i marziolani sono remissivi. Però non si può essere insieme remissivi e testati. Cioè, o sei testato o sei remissivo. Ma potresti... Allora, quali sono le possibilità? Non sono due, sono tre. Cioè, tu puoi essere remissivo, testardo, nessuno dei due, ma non puoi essere remissivo e testardo, quindi le possibilità sono tre. Ok. Però, siccome i marziolani, metà sono testati e metà sono remissivi, se ne deduce, e gli insiemi sono disgiunti e metà più metà fa uno, che se ne deduce che i marziolani o sono testardi o sono remissivi, non c'è una terza via. Invece i tondolini, che metà sono remissivi, l'altra metà potrebbe essere in parte testardi, in parte nulla. Ci siamo fino a qui? Quindi è la stessa cosa. Adesso, questo è il ragionamento. Adesso andiamo a vedere la domanda. Una sola delle seguenti può non essere vera. Metà di tutti i tondolini sono testardi, è vera? Può essere vera. Perché, attenzione, chiede non può essere vera. Questa può essere vera. Tutti i tondolini sono marziolani. Eppure questa potrebbe essere vera, perché siccome la metà dei tondolini sono remissivi potrebbe essere. Tutti i marziolani sono tondolini e nessun tondolino è testardo. E no, perché se tutti i marziolani sono tondolini, la metà dei marziolani sono testati, quindi c'è stato qualche tondolino testato. Questa non può essere vera. Non esistono tondolini che siano anche marziolani, questa potrebbe, non es- potrebbe essere vera. Potrebbero anche essere due insiemi disgiunti. Tondolini e marziolani sono lo stesso insieme di persone, abbiamo detto che questa potrebbe essere vera, quindi l'unica che è sicuramente sbagliata è la C, perché se tutti i marziolani fossero tondolini, la metà di questi marziolani sarebbero testati, quindi ci sarebbero dei tondolini testati, non potrebbe essere vero che nessun tondolino. Perché facendo che i marziolani sono anche tondolini, riunisce tutti i gruppi, in questo gruppo compaiono i testati. Allora, se tutti i marziolani fossero tondolini, quell'insieme dei marziolani sarebbe dentro l'insieme dei tondolini e dovrebbe contenere i testardi. Ah, questa era le prime 15, giusto? Abbiamo saltata una perché il disegno era troppo complicato. Allora, qua c'è comprensione verbale. Il clima di Marte. Qua vediamo un po' se ci conviene farlo, perché in 13 minuti facciamo anche il tempo a leggere. Andiamo a vedere i quesiti relativi a un testo 2, poi vediamo un testo 3. Facciamo un po' di matematica, facciamo prima. La comprensione verbale sì, è importante, è importantissima, però diciamo, a parte il fatto che diciamo, gli strumenti che vi posso suggerire sono quelli di, diciamo, cioè là non è questione d'anno di logica, è questione pure di sapere le cose, di conoscere il significato dell'italiano. Ecco, una cosa che posso dire sulla comprensione verbale, che con il tempo
la lingua sta diventando meno precisa. Perché? Il problema è, diciamo, delle parole desuete, cioè si tendono ad abbandonare alcune parole. Allora, gli eschimesi per la neve hanno 11 nomi diversi, perché se tu passi tutto il giorno a osservare la neve osserverai che ci sono 11 tipi diversi di neve, almeno. Gli eschimesi ci hanno passato molto tempo, non volevano farlo. No, poi magari ti accorgi che se c'è quel tipo di neve là vuol dire qualcosa, quindi colleghi e ci stai attento. Facciamo un esempio. Questa che cos'è? Vediamo un po' se riesco a fare una cosa del genere. Sciabola, qual è la sciabola? Che differenza c'è tra il fioretto e la sciabola? Il fioretto è fino e lungo. Il fioretto. Poi, per esempio, le specialità della scherma, quali sono? Fioretto, sciabola e spada. Sono tre diverse. Poi, i cadetti di Pozzoli che portano? Come si chiama? Quello con corto che porta spadino. Poi ci sta il gladio, poi ci sta la daga. La daga qual è? È proprio massiccia di spessore. No, è corta e larga. Poi ci sta lo spadone. Poi ci sta, vediamo un po', hai capito? Ce ne stanno. La baionetta La baionetta non l'abbiamo detta. La scimitarra, il pugnale. Ce ne stanno parecchi, Allora, come vedete,
questo concetto non era, era abbastanza, io tra l'altro uso sempre dire che quando una cosa, un concetto da molti sinonimi, molte declinazioni, come in questo caso questo oggetto, è una certa importanza, se lo dovete avere. Ditemi un'altra parola di uso comune che ha moltissimi veramente sinonimi, escludendo le parti sessuali. No. Eppure quelli sono molti, basta andare a vedere belli o altre cose. Il dialetto totale. Vabbè, macchinetta ci si chiama tutto. Macchinetta ci si chiama tutto. No, quello è il contrario, è una parola universale. La cosa, no? Dammi la cosa. Maglia, felpa, maglioncino, maglietta. Ce n'è una, ce n'ha tantissimi. Vabbè, vediamo se ne riusciamo a trovare 30. Paschero, c'è pure, mano rovescio, paschero, lupino, frondino, scappelloccio, scurzino, lavagno, lavagno, cioè se le andate a leggare, se le mazzate sono importanti. Un'altra cosa che ha moltissimi sinonimi è la parola denaro. Ah, vabbè, allora sì. Denaro, soldi, gay, grana, i quattrini, spiccioli, dollari, ce ne stanno tanti. E la parola amore? No. Non è così importante. Quando me no. Affetto. Non la stessa, però è diverso. Questa cosa sapete quando me la vendo? Ci sta un concetto analisi 1 che si chiama massimo limite e minimo limite. C'ha tre nomi: il massimo limite, l'insutto, l'im con due A. Dico, se ci hanno messo tre nomi, vuol dire che è importante. Allora, tornando, allora un'altra cosa che possiamo dire nei 5 minuti che ci rimangono, no? Poi abbiamo ancora due incontri, quindi questa cosa l'ho già detta nell'altro video, però va ripetuta. Prima di fare il piano di come rispondere alle domande, capire bene le regole che riguardano tempo e punteggio, cioè facciamo un esempio, un tizio che adesso sta studiando medicina, però era andato a fare prima i test per la cattolica, e però praticamente non è passato, anche, non solo, ma anche perché ha amministrato male il tempo. Io, ma come hai fatto a sbagliare il tempo? Ma quello ha avvisato quando manca mezz'ora, manca un'ora e mezza, manca un'ora, poi non ha detto manca mezz'ora, quando ha detto mancava soltanto 10 minuti. Te lo mettono una sveglia davanti, cioè capito, mettetevi un orologio davanti, una cosa vi è consentito, mettete una cosa che dica il tempo davanti e tenete controllo del tempo, se c'è. Anche perché poi mancavano 5 minuti e non ce la faceva, aveva lasciato le mani indietro, non ce la faceva, il panico. Quindi prima cosa, valutare bene il tempo. Seconda cosa, questo riusciamo a farlo anche questo. Prendiamo i punteggi. Per esempio, prendiamo lo schema di quello di medicina, perché quello lo conosco. Nello schema di medicina attualmente mi sembra che diano, se le risposte sono 5, e danno, mi pare, un punto e mezzo se la risposta è giusta, meno 0.4 se la risposta è sbagliata e nulla se uno non risponde. Allora, vi faccio due schemi. Nello schema che c'avevo io quando ero militare, avevo dovuto fare, c'erano 5 risposte,
una valeva più 2, una valeva più 1, una valeva meno 1, meno 1, meno 1, la non risposta valeva meno 0.5. A me è capitato questo schema qua. Quando facevamo gli esami, c'erano degli esami, si chiamavano sinossi, dovevamo, la cosa che dovevamo studiare, poi ci facevamo un esame a quiz. Ogni qui c'erano 30-40 domande, bisognava rispondere. Le risposte venivano valutate in questo modo. Ecco, secondo questo schema, cosa converrebbe fare? Non sei sicuro da attaccare? No, è il danno lo stesso. Ci vogliono due sbagliate per fare. Se non sei sicuro, segni. Qua la somma fa zero. Mediamente, perché devi che fa sempre quello sbagliato? Solo perché questo è un minore di questo? E un po' di fai qualcuno la puoi scartare. Lasciamo stare, io non ne so manco una qua. Mediamente su 5 domande beccherò questo, cioè io sono scritto sfigato in fronte. Sì. Allora, guardate, prendete le 10, pensate di essere sfigati, non dire attirarsi la sfida. Allora, se ne fate 10, ne avete, se lo fate 10 volte, la probabilità, allora, per se non rispondete fate sicuro meno 5, ok? Se becco su 10 due di queste positive, una volta una da 1 e una volta una da 2, e 7 volte becco quella sbagliata, che in proporzione, se vado a casa, dovrei beccare 6 volte le sbagliate e 4 volte quelle giuste. Io sto dicendo, se anche ne beccassi 7 e 3, qua faccio meno 7, qua faccio più 1, qua faccio più 2, faccio meno 4. Cioè, se andate a fare i casi, la probabilità di fare meno di meno 5 è quasi impossibile. Se le risposte invece di essere 10 sono 15, praticamente la probabilità di fare meno del punteggio che fate con la non risposta non esiste. Capito? Quindi in questo schema, anche se non so nulla, mi butto. Cosa che successe effettivamente, ci fu una sequenza di 20 domande sui regolamenti di caserma, chi non si buttò, due sentì da lontano, che fai? Non rispondo, cioè stava passando il tenente, non potevo fa niente, io però risposi, io ho preso 16 e in ventesimo avevo preso 6. Adesso vediamo quello di medicina, non risposta è meno 0 è 0, qua è più la non risposta è 0, qua è più 1.5 e qua è meno 0.4. Perché è meno 0.4? Perché più o meno fa 0, fa meno 1.6. più 1.5 fa meno 0.1, quindi se ti butti mediamente stai là, però è leggermente negativo. Invece se non ti butti è 0. Che cosa ti conviene fare? Buttarsi. Se non sai nulla effettivamente ti conviene non rispondere, ma tendenzialmente ti conviene sempre rispondere, perché io posso fare questo genere. Supponiamo che io prendo una domanda, non sono sicuro affatto della risposta, però sono sicuro che due non siano corrette, cioè quelle risposte là sono sbagliate. Allora a questo punto, se mi butto tra le tre rimanenti ti conviene, però mediamente quando ci becco, allora devo fare la media, no? Perché devo fare questo diviso 3, quindi 0,7 diviso 3 è 0,2. Poi mettiamo che ne sappiesi tutte le tre. Se ne so escludere 4 faccio 1,5, se ne so escludere 3 faccio 0,2 in media, 0,23 in media. E qua quanto fa? 0,55 in media, quindi come vedete praticamente 0, 0,23, 0,55, 1,5. È fondamentale quantomeno escluderle tutte meno 2. Se uno è capace, cioè si deve allenare quanto. Ovviamente è ancora più fondamentale, perché qua c'è un guadagno enorme da 0,55 a 1,5.
a sapere quella giusta. Però in subordine, se ci stanno alcune, allora tendenzialmente quando sei, se ne riesci a scudere almeno uno, buttali. Se non ne riesci a scudere manco uno, magari non buttarti. Però quando ti butti, tra virgolette, soprattutto tra le due, io dico la sequenza, se rispondere, allora voi avete due possibilità, A e B. Allora, diciamo che identificate in base al numero di ordine della risposta, quella con il numero di ordine più basso, quella con il numero di ordine più alto. Quella con il numero di ordine più basso la chiamiamo testa, quella con il numero di ordine più alto la chiamiamo croce, no? Quindi dovete giocare a testa e croce. Allora, come giocate a testa e croce? Che fate? Lanciate la moneta? Perdete tempo? Fatelo il giorno prima. Vi fate una sequenza, testa, croce. Che dice la sequenza mia? Testa, prendo quella con il numero più basso. Croce, prendo quella con il numero più alto. Ha due vantaggi questa cosa. Se, diciamo, stiamo parlando di quelle domande sulle quali voi siete giunti a due risposte, sapete sicuro che la risposta sta in mezzo a queste due, ma non sapete qual è. C'ha due vantaggi questa cosa. Uno può o fare così o andare a intuito. Però a volte l'intuito è ingannevole, perché cosa succede? Succede ogni tanto che quella mettono qualche domanda tra bocchetto, lo vai intuito e sbaglia sempre. Ok? Questa qui ti protegge, perché la moneta che hai lanciato il giorno prima non sapeva nulla di quello che... Quindi metà le becchi, con buona probabilità. Però le becchi effettivamente metà. Se tu ritieni, se ti fidi del tuo intuito, vai in dubbio. Se no, se invece diciamo, sai che le altre le hai fatte bene, e qua ne vuoi acchiappare metà, no? Te conviene. Capito? Vi faccio un altro esempio. A medicina, prima dell'ultima revisione, lo schema era più forte, cioè conveniva ancora di più buttarsi. E mi ricordo che diciamo, ci fu un'occasione in cui una persona mi diede un consiglio, aiuto, era un amico di famiglia, e ci mettemmo la sera prima, solo la sera prima, non è che... a fare il test. Allora io, per convincerla, perché questa persona si riteneva molto debole in matematica, facciamo il test insieme. Facciamo il test insieme. All'epoca io non mi ricordavo nulla, comunque feci il test e feci 63 su 80. Questa qua fa il test, fa 34. Per passare ci voleva 43 all'epoca. Mi ricordo fino. Dico, guarda, dico, è vero, se facevi il test oggi non ce la facevi. Però guarda che, per esempio, in matematica hai fatto 4 punti su 11 di domande. Se tu non avessi risposto, avessi fatto 0. Aveva fatto 4 punti considerando anche le sbagliate. E se non rispondi facevi 0. Quindi, rispondi a matematica. Almeno guadagni 4 punti. Poi, se domani va un po' meglio, oppure eccetera eccetera, andò il giorno appresso, pozzo in destra, rispondi a tutto, fai matematica, eccetera eccetera. Prima di tutto non mi chiamava mai, poi mi chiama alle 3:30, la chiamo io alle 3:30. Fatto, come andava? Ah, penso bene. A quante domande hai risposto? 55 su 80. Sono caduto il braccio. Letteralmente, tac e tac. Perché se tu rispondi a 55 domande e devi fare 43, e ogni domanda sbagliata ti dà un punteggio negativo, che vuol dire? Che tu ne devi sbagliare sicuramente 7, più o meno era 7, non più di 7, su 55, può essere, non può essere. Cioè, ma perché? Ah, perché di queste 55 mi sentivo sicuro. Non lo so, alla domanda la mamma disse, sentiamo un velo pietoso. Tempo no. Quindi cerchiamo di massimizzare le cose. Capisco che alcune cose siano anche intuitive, però se uno ci ha pensato, ha ragionato prima, il ragionamento, poi fatelo
Comunque, io vi posso dire soltanto per esperienza questa cosa qui. I test, io li ho fatti tre volte, mi danno. La prima volta li feci per la selezione all'Air Italia e quando andai non mi presero perché dovevo fare il militare. Però dissero, vabbè, torna quando è... Però mi ricordo questa parola, il selezionatore si chiamava Ciro Stellato, Ciro di nome Stellato di quel periodo. Comunque il selezionatore mi disse torna tra un anno, poi fece una battuta, però mi aspettavo un po' meglio di testa, perché io il voto di laurea ce l'avevo ottimo, comunque mi aspettavo un po' meglio di testa, erano tutti roba di numeri, cose eccetera, e poi capì che gli altri c'erano molto più esperienza la prima volta che andavo a fare testa. Così è, allora mi comprai quel libro che vi dicevo prima. Quel libro era molto bello perché non spiegava tanto i dettagli, spiegava i concetti. Li ho fatti altre due volte, quando li ho fatti sono arrivato prima, quelle volte là. Poi chiaramente questo non significa che sarei sempre, però quelle volte là sono arrivato prima, quindi quel libro è stato molto 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 bello.